Un salve a tutti da Philips 89, siamo qua su Football Manager 2020 con la Juve Stabia. Le tre partite di oggi saranno contro lo Spezia, il Livorno e il Vicenza. Spezia che è metà classifica. Sì, vai giù. Vicenza che lotta per la salvezza e il Monza che è tra le prime. Che è la sorpresa di questo campionato, diciamo. Cerchiamo di agguantarla se possiamo. Bene, andiamo alla prima partita contro lo Spezia, vediamo le tattiche. Ah, non le avevo fatte. Bene, loro giocano con un 3-5 o 3-3-2-2, se vogliamo dire. Brioni. Sì, non è male. Bartolomei. Su di lui mettiamo solo. No, no, mettiamo anche contrasti 2. No, no, solo pressing. Maggiore lo dobbiamo pressare. Vignali. Chi è sto Vignali? Ceccaroni non può impostare. Lui, insomma. Capradossi no. Andiamo a noi, giochiamo col centrocampo a 3. Terzini di difesa. Cercate le imboccate. E ok così. Andiamo alla partita. Loro giocano con Capricas in porta, Ceccaroni, Elici, Capradossi, Bastoni, Maggiore, Vignali, Bartolomei, Providence, Gudjonsen e Brioni. Noi giochiamo con carne secca e Germoni, Armini, Buonalumi, Del Prato, Martinelli, Buchel, Mastalli, Fella, Rossi ed Alessandro. Armini recupera, la gioca per D'Alessandro. D'Alessandro potrebbe metterne in mezzo, così lo fa. Mastalli segna. Martinelli, scusate. Providence su calcio d'angolo, Bastoni la recupera, di nuovo per Providence e c'è il gol di Brioni. Non ci voleva questo gol, ma va bene. Ecco lo Spezia che si fa vedere di nuovo in avanti, Maggiore, Bartolomei, para. No, e dai, non era fuori gioco. Rivediamo l'azione, sì, era in fuori gioco. Anche se da lì era difficile segnare, eh? Providence. E sono due gol da posizione impossibile. Nei minuti di recupero. Rivediamo l'azione. Providence. Carnesecchi poteva fare di più. Andiamo a dire ai nostri che ci aspettiamo molto di più nel secondo tempo, anche se giochiamo fuori casa.
Del Prato che è stato ammonito, Martinelli tira e segna, bene, bene. Ecco il fraseggio dello Spezia, quando è un'azione così prolungata c'è il gol di solito. Bravo Del Prato, ma Bastoni la recupera, la cross in mezzo. Vediamo se Rossi riesce a ripartire, no? Perché non lo marcate a Providence? Dovrei fare l'ampiezza della difesa, non lo so. Qua una serie di rimpalli. C'è Caroni, Maggiore, Providence. E dai, non vinciamo neanche i contrasti. Providence, Maggiore. E dai. E qua sarebbe fuori gioco. Sì. Di nuovo loro, D'Alessandro lo recupera, Pavan, Serena, D'Alessandro, Martinelli, Pavan, Martinelli rischia e c'è fuori gioco di Rossi. Era fuori gioco, sì, si vedeva nettamente. È scattato un attimino in anticipo. Bene, andiamo alla prossima partita. Loro giocano con Rejcevic, Marsura, Rivas. È ancora dell'Inter. Bogdan, che può impostare. È l'espertissimo Silvestre. Gasparoni. Zima, cosa ci dice? Pericolosità nel piede debole. Andiamo a noi. Torniamo col mediano. Mettiamo i terzini fluidificanti di supporto. Cerchiamo le sovrapposizioni. Per il resto va bene così. Noi giochiamo con carne secca, Germoni, Armini, Bonalumi, Del Prato, Buchel, Martinelli, Mastalli, Fella, Rossi e unico cambio Di Marino che è rientrato dall'infortunio e gli diamo un po' di minutaggio. La loro formazione l'abbiamo già vista, non ci sono cambi, no, è la stessa della pretattica. Ecco il Livorno che si fa vedere avanti con... E dai, Rejcevic. Un gol nei primi minuti non ci voleva. Rivediamo l'azione. Non so se è dettata dalla fortuna o... Ma non lo so. Di nuovo loro in avanti. E c'è il gol. Forse non dovevo proprio giocare oggi. Germoni per Mastalli, Germoni. Germoni può avanzare. Torna indietro per Buchel, Mastalli. Mastalli di nuovo. Per Del Prato, che potrebbe crossarla in mezzo e riaprire la partita. E c'è il gol di chi? Autorete.
Ora stiamo attaccando un po' di più noi, Martinelli. Rossi di testa, bene, bene. Almeno riagguantiamo il pareggio. Mi sa che finisce in un pareggio, sì. Finisce in un pareggio. Nel secondo tempo riprendiamo sia la maggiore realizzazione in porta, ma non riusciamo a vincere il maggior possesso palla, cosa che nel primo tempo non era avvenuto. Andiamo alle tattiche, loro giocano con Giacomelli, che è molto rapido. Iari, Iaimpie, che è molto forte. Gioco del pinto. Bene, questa è la loro formazione, andiamo alla partita. D'Alessandro su calcio di punizione, una serie di rimpalli, Longo segna, bene. Bravo Longo. Rivediamo l'azione. L'assist è di Bonalumi. Il difensore. Calcio d'angolo, Longo, Rossi fuori, Rossi, sì, fuori, fuori. Di nuovo ad Alessandro su calcio di punizione, Bonalumi para grandi. Armini ammonito, non ci voleva. Bastoni e Esposito, scusate, Fazio, D'Alessandro, Fazio, Pavan, Germoni, la crossa in mezzo, gol di Fella, bene, bene. Fazio, D'Alessandro, Fazio, Pavan. Per Germoni. Germoni decide di tirare, ma D'Alessandro sul calcio di punizione. Bonalumi fuori. Non riuscirò mai a impararlo questo nome. Calcio di punizione qua. Del Pinto. Esposito para. Bravo Esposito. Del Pinto di nuovo, scatenato Del Pinto su calcio d'angolo, punizione. Castanos fuori. Ecco il Vicenza, perde palla, Rossi va a pressare, appunto attaccante che pressa, ma si ritrova da solo. Germoni, Fella, Pavan, Germoni. Germoni la crossa in mezzo, Longo fuori di testa. Germoni per Pavan, Pavan la perde, viene pressato. Ecco un filtrante per Giacomelli, Giacomelli per fortuna l'attaccante tira fuori. Vediamo quest'ultima azione, poi facciamo qualche cambio. Castanos la potrebbe perdere. Cappelletti, Rossi di nuovo insiste. Rossi, per tu con il portiere segna. Bene, vinciamo con 3 reti di scarto, ci voleva.
Bene ragazzi, le prossime tre partite, il Monza ve l'avevo nominato all'inizio, ma non avevo visto che c'era un'altra squadra. Le prossime tre partite saranno con il Monza, l'Entella, che è vicino a noi, e il Pescara, che è decisamente a metà classifica a 35 punti. La zona playoff è raggiungibile per adesso. È un sogno realizzabile per la Serie A, ma preferirei restare almeno un altro anno per valorizzare qualche altro giovane in Serie B, per non trovarci con una squadra non ancora pronta per la Serie A, organizzarmi meglio. E se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, a commentare, a condividere e ad iscrivervi se non l'avete già fatto. Un saluto da Philips89, alla prossima. Ciao!